Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Bentrovati amici ascoltatori, qui è Mattia e Elena che vi parlano e vi danno il benvenuto in questo primo appuntamento di Casimiri Radio. Quest'oggi andremo a fare una chiacchierata con un ex studente di successo di questa scuola che adesso vi andremo a presentare. Signore e signori, con noi Manuel Codignoni. Ciao a tutti. Bene, io direi di cominciare subito con le domande e passo il microfono alla mia collega Elena, prego. Allora Manuel, io inizierei subito con il chiederti come il tuo percorso qui al Casimiri pensi abbia influito sul tuo percorso di studio e sul tuo lavoro e poi successivamente al liceo che percorso di studio hai intrapreso? Allora, diciamo che ho sempre voluto fare giornalista sin da quando ero ragazzino, sono uno dei pochi diciamo che aveva le idee chiare, per cui l'idea di fare il liceo era proprio propedeutica a un percorso universitario che mi portasse poi a questo tipo di professione. L'idea del liceo prima ancora di iniziarlo mi sembrava insomma la più coerente ed effettivamente così è stato, perché insomma fare un liceo all'epoca, poi ho fatto un liceo scientifico particolare perché c'era pure la sperimentazione con la doppia lingua, si faceva inglese e francese, un sacco di altre cose. Oltre alle nozioni che ti dà, ti dà una forma mentis particolare per poter poi affrontare qualsiasi tipo di percorso universitario, e infatti non ho avuto particolari problemi anche proprio per questo tipo di formazione anche nel laurearmi poi in scienze della comunicazione. E qui vengo anche alla tua seconda domanda. Una volta finito il liceo mi sono iscritto a scienze della comunicazione, ho preso la laurea, adesso si dice magistrale, all'epoca non c'era possibilità di scelta perché c'erano solamente i 5 anni, e una volta fatta scienze della comunicazione mi sono iscritto, o meglio ho fatto il concorso per entrare alla scuola di giornalismo di Perugia, che era scuola aziendale della RAI all'epoca. Sono entrato, ho fatto i 2 anni di praticantato giornalistico alla scuola, sono diventato giornalista professionista e poi sono riuscito ad entrare in RAI. L'argomento mi colpisce perché anch'io sono interessato appunto a fare il mestiere che fai tu. No, abbiamo riso perché per la questione del tu e del lei, perché nonostante l'età, però siamo entrambi ex studenti. L'età è una ferita che non si supera molto facilmente. Se c'è un personaggio sportivo oppure un personaggio appunto giornalistico che le ha colpito in adolescenza o in gioventù e che appunto si è ispirato? Ma allora, io sono sempre stato appassionato di sport, mettiamola così, per cui io la risposta di prima non è stata proprio del tutto sincera, perché ho sempre voluto fare il giornalista, ma il sogno vero era riuscire a fare giornalismo sportivo, giornalista sportivo, per cui insomma quelli erano gli anni in cui per esempio il calcio si sentiva alla radio e c'erano i maestri di tutto il calcio minuto per minuto, c'era Sandro Ciotti, Ameri, c'era Riccardo Cucchi, Provenzali, insomma diciamo che il mio sogno era entrare un po' a far parte di quella squadra, e quelli sono i personaggi che guardavo un po' come numi tutelari di quello che voleva essere il mio percorso. Poi da appassionato di Formula 1 mi piaceva anche guardare tanto le corse in televisione, per cui Mario Poltronieri e a seguire Gianfranco Mazzoni, i colleghi che commentavano insomma le gare di Formula 1, erano anche lì diciamo le persone che invidiavo di più in assoluto, perché avevano fatto di quella che io pensavo fosse la loro passione il loro lavoro. Io dicevo tra me, riuscirò mai a fare una cosa del genere anch'io? E insomma mi ritengo molto fortunato per questo. Però ecco, insomma la risposta è: non c'è una persona in particolare, un collega in particolare, ma c'è proprio i colleghi che all'epoca raccontavano quello che io avrei voluto coprire. Bene, grazie, è una risposta veramente esaustiva. E adesso ripasso la parola ad Elena. Allora, io ho ascoltato la finale dei mondiali con la tua voce, quindi vorrei insomma sapere innanzitutto che emozioni hai provato quando ti hanno comunicato che avresti fatto la telecronaca della finale dei mondiali, di tutti i mondiali insomma, quindi dell'evento sportivo dell'anno. Ma allora, diciamo che l'emozione più grande, se vogliamo, è arrivata quando mi hanno detto tu farai parte della spedizione che andrà a Doha in Qatar a raccontare i mondiali. Già lì è stata un po' insomma la chiusura del cerchio, perché io, come dicevo prima, insomma mi ritengo una persona molto fortunata perché sono riuscito a fare della mia passione il mio lavoro, e ci sono stati tanti passi, tanti piccoli traguardi che hanno portato un po' alla chiusura di questo cerchio. Non so, la prima partita di calcio, raccontare a tutto il calcio minuto per minuto, il primo Giro d'Italia, poi tra l'altro c'è un aneddoto divertente anche su questo, il primo Gran Premio di Formula 1, ed ecco forse le prime Olimpiadi.
Ed ecco, forse l'andare a un mondiale è stata proprio la chiusura completa del cerchio, perché il mondiale di calcio è uno degli appuntamenti, diciamo, più seguiti e più importanti al mondo, se non il più importante al mondo assieme alle Olimpiadi dal punto di vista sportivo. Quindi già il solo fatto di esserci per me era la chiusura di un cerchio. Poi, insomma, arrivare a raccontare partite molto importanti come quella che dicevi tu, insomma, è roba da far assolutamente tremare i polsi. E ti dico, quando inizi poi a parlare, poi dopo, diciamo, l'adrenalina del racconto, come dire, ti cancella un po' tutto quanto, ma la voce ti trema, c'è poco da fare, soprattutto se ti trovi in uno stadio con 90.000 persone che sono proprio lì a seguire l'evento sportivo, ma l'evento non solo sportivo, l'evento del momento. In quel posto tu ci sei e devi raccontarlo, è un qualcosa di che faccio fatica veramente, insomma, a raccontare, anche se delle parole ho fatto il mio mestiere, insomma. Decisamente comprensibile, insomma, direi. Bene, ora se ci può raccontare appunto l'aneddoto che ha prima citato sul Giro d'Italia e poi un aneddoto sui mondiali in Qatar, appunto sull'esperienza vissuta, se c'è qualche pillola, qualche aneddoto anche divertente. Allora, la cosa curiosa del Giro d'Italia è che dunque il mio primo Giro d'Italia l'ho seguito nel 2018. Allora, in forma ibrida, perché per la prima settimana ero, diciamo, sul palco, sul traguardo, a fare la seconda voce alla prima voce, che all'epoca era Emanuele Dotto. La seconda e la terza settimana le ho seguite dalla moto, che poi è stato il mio percorso professionale successivo fino adesso. Tutti gli altri giri poi li ho seguiti dalla moto in gruppo. La cosa curiosa è che la prima tappa che ho seguito in moto è stata la tappa con arrivo a Guallotadino, per cui io sono arrivato praticamente a casa in moto sulle strade che ben conoscevo, raccontando il Giro d'Italia dalle moto sulle mie strade. E la cosa divertente che mi hanno fatto notare in tanti che ascoltavano Radio 1 quel giorno è: mai e poi mai avremmo sentito, no, avremmo mai pensato di sentir nominare su Radio 1 la salita dei fiammiferi, perché nel tratto finale dell'ultimo chilometro c'è la discesa in realtà dei fiammiferi, cioè questa è la strada che i locali chiamano la salita dei fiammiferi, insomma è stato qualcosa di notevolissimo. Sui mondiali, insomma, è stato un mondiale peraltro molto particolare, quindi il primo mondiale in inverno, il primo mondiale in un paese arabo, per cui sono tante le cose particolari, le cose peculiari di un paese, insomma, che pur essendoci stato un mese fai fatica comunque, come dire, a capire e interpretare fino in fondo, anche perché probabilmente non è che ci hanno fatto vedere tutto quanto, ci hanno fatto vedere una realtà molto edulcorata, voglio dire, rispetto a quello che poi in realtà era effettivamente. Come aneddoto potrei, mi viene in mente, non so, mi viene in mente questa scena molto particolare. La prima partita che ho raccontato dei mondiali è stata Argentina-Arabia Saudita, che tra l'altro vinse l'Arabia Saudita a sorpresa in rimonta, esatto. Fu una partita molto, molto particolare. Io andai allo stadio in metropolitana e mi colpì il fatto che c'era stata anche la polemica tra l'altro sui tifosi finti, sui tifosi veri, sì, o finti. Lì c'erano degli argentini rigorosamente veri, perché insomma parlavano uno spagnolo abbastanza incomprensibile, che in metropolitana si stavano pitturando la faccia con i colori dell'albiceleste. C'erano dei tifosi arabi, anch'essi evidentemente arabi, che erano lì presi a cerchio e a un certo punto si erano iniziati a guardarsi male. Poi questo argentino è andato là, si è sporcato le dita, era andato a dipingere la faccia di questi arabi con i colori dell'Argentina, e questi che ma no, ma perché fai questo, perché fai questo, e poi ci sono messi a ridere e si sono abbracciati. È stato un momento di integrazione molto particolare, estemporaneo in metropolitana. E durante la sua carriera avrà conosciuto anche molte delle celebrità, dei personaggi di rilievo sia a livello sportivo che no. Se c'è uno che l'ha colpita e ce lo vuole raccontare. Allora, mi viene in mente Leclerc, il pilota della Ferrari, certo, Charles Leclerc, sì. Che ho avuto la possibilità di, per fortuna, insomma, di intervistare diverse volte e di scambiarci qualche parola anche nel paddock in privato al di là delle telecamere. Spesso si dice, quando incontri, diciamo, delle persone che tu stimi molto e le incontri dal vivo, rischi poi di peggiorare quella che è la tua opinione, perché ti rendi conto, insomma, che sono peggio di come te le aspetti. Ecco, lui, mi è successo con diverse persone, diciamo, che stimavo anche. Che adesso non che adesso ovviamente non dico, no, perché noi certo. siamo buonissimi, certo, non lo certo. facciamo. Però mi piace spendere invece, spezzare una lancia in favore di Leclerc, perché lui è esattamente il ragazzo semplice, tranquillo e gentile che appare in televisione. Un aneddoto su tutti: lui vince il Gran Premio di Monza nel 2019. Ricordo bene, esatto. Insomma, vince, sale sul podio, interviste, baci, abbracci con tutto quanto. Lo incrocio nel paddock che stava andando verso il motorhome 2 ore dopo la fine della gara, quindi insomma con la tuta che ancora puzzava di champagne, stanco, con due occhiaie perché era proprio esausto. Un ragazzino in sedia a rotelle, spinto
da genitore, lo chiama da lontano: Charles, ti prego un autografo, ti prego un autografo. Lui lo sente, si gira, si fa 200 metri a piedi per andare là, firmargli l'autografo e poi tornare là. Insomma, questo una persona vera, un personaggio veramente. Assolutamente, sì. Insomma, e all'epoca lui è un 97, aveva 21 anni. E immaturo, quindi anche assolutamente. No, allora, come ultima cosa, vuoi dare dei consigli a chi vorrebbe intraprendere la tua stessa carriera? Allora, non è un percorso facile, non era facile quando ho iniziato io il primo contatto. Allora, io ho fatto la scuola di giornalismo nel 2006-2008, quindi parliamo, ahimè, di tanti, troppi forse anni fa. E già all'epoca non era un percorso semplice, perché si parla tanto di crisi dell'editoria, si parla tanto insomma dei giornali che scompaiono, eccetera eccetera. Da allora la situazione non è migliorata, anzi. Però io credo che indipendentemente da qualsiasi tipo di crisi di questo settore, ci sarà sempre bisogno di giornalismo, ci sarà sempre bisogno di giornalisti seri, ci sarà sempre bisogno di una stampa che, adesso non per usare i paroloni, il famoso cane da guardia del potere come si dice, però fondamentalmente nel nostro piccolo, il nostro, cerchiamo comunque insomma di farlo. Per cui il consiglio che posso dare è capire se effettivamente quella è la tua strada e non è un'infatuazione, perché questo, perché è una strada in salita, non è una strada né in discesa né in pianura, quindi serve veramente tanta motivazione, tanta passione. E poi, una volta che hai capito che quello è la tua via, studiare tanto, essere preparato, perché è la base, essere preparato, specializzarsi in un settore. Ti piace lo sport? Studia per quello che riguarda lo sport. Ti piace la politica? Informati di politica, leggi i giornali. Ti piace, non so, l'economia? Fai un certo tipo di studi economici, approfondisci la materia, sii preparato, insomma, perché poi quello che fa la differenza, al di là di tutto quanto, resta la preparazione, passione e preparazione. Quindi insomma, capire se quella è la tua strada, individuare il settore che ti piace di più e prepararti al massimo. E poi insomma, preparati anche a ricevere, come dire, tanti no, a ricevere porte chiuse in faccia, ma non scoraggiarsi mai, perché poi il treno prima o poi, se sei bravo e se sei preparato e se è quello che vuoi fare, passa per tutti. Bene, preziosissimi consigli, direi. E noi ti ringraziamo. Grazie a voi, è un piacere tornare qui, mi fa anche un po' impressione, perché è una vita che non tornavo al liceo, insomma, è quasi un déjà vu, ecco. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima puntata. Salutiamo Manuel e ringrazio Elena e salve a tutti e buona giornata. Ciao a tutti.